Ciao ragazzi, oggi voglio smontare insieme a voi il mio T300 perché ho sentito che ha un pelino di mancanza di forza nel force feedback e quindi voglio andare a vedere che magari il tendicinghia non abbia ceduto un pochettino, quindi andiamo a vedere subito di smontarlo. È ovvio che vi sconsiglio di farlo se non volete prendere rischi e perdere la garanzia, io lo faccio a mio rischio e pericolo, quindi ragazzi non mi ritengo responsabile se lo fate e fate danni. Andiamo subito a smontarlo. E voglio farlo con voi per la prima volta. Quindi la prima cosa che si fa ovviamente è smontare la ruota. È un qualcosa di molto molto semplice. La cosa più semplice da fare. Eccola qua, smontata. Rapido rapido. E poi bisogna andare a togliere prima le quattro viti qui davanti. Eccola qua, ne abbiamo il mozzo qua, quindi adesso se non sbaglio si gira il volante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no 1, 2, 3, 4 e 5, ah 5 viti sono, queste esterne sono della base, quindi praticamente sono queste qui esterne che bisogna andare a smontare e quindi lo facciamo subito. Ci sono queste tre viti, credo che bisogna allentare. Eccolo qua, sta andando. Quindi qua, e qui perché non viene. Un po' duro, ma ce la dovremmo fare. Bene ragazzi, allora sono riuscito a smontarlo, alla fine ho dovuto inserire praticamente il giravite per spingere su questo fermo, non so se si riesce a vedere, per poterlo sganciare, quindi questo è come si presenta il T300 all'interno. Diciamo è molto semplice, con una ventola di raffreddamento che è veramente molto piccola, quindi penso che qua si potrebbe fare qualcosa per migliorarlo. E adesso ci dobbiamo occupare della ventola, della cinghia, perché questa cinghia, come vedete, qui abbiamo il tendicinghia, che no, dove praticamente c'è questa vite qui, e questo è il tendicinghia, io l'ho già allentato, più si spinge per il basso, più va a premere sulla cinghia e quindi di conseguenza dovrebbe dare un pochino di più di tensione. Però ovviamente ragazzi, non è che si fanno miracoli, io spingo al massimo che posso, vedo la tensione della cinghia e poi vengo a riavvitare. Ora tecnicamente è al massimo, cioè non so se si riesce a vedere, questo è il tendicinghia, vediamo qui, e la cinghia ha riacquistato un pelino di tensione. Ora, un pelino di resistenza ci deve essere, perché altrimenti non è che faccia tanto bene. E a mano si sente che già ha ripreso un pochettino di quella che è la sua forza. Adesso ci sarebbero altre cose da fare, sicuramente, a parte un pelino di pulizia, perché se mi metto a guardare con la lampada, vedo che c'è tanta polvere. Tanta, anzi, non tanto, per quanto il volante ha comunque
la sua età. Comunque è molto semplice, diciamo, il sistema. Togliamo, proviamo a fare un po' di pulizia, va. Dai, gli do un'altra botta. Manutenzione è il fatto di stringere il tendicinghia un pochettino per avere un pelino più di presa sul volante. L'ho fatto. Adesso io non voglio andare a toccare altro. Qui si potrebbe assolutamente cambiare la ventola, ragazzi, questa qui, perché è abbastanza rumorosa e comunque l'apporto del flusso di aria non è così importante. Però devo dire che il mio T300 fino adesso non ha avuto grossi problemi diciamo, di riscaldamento, e quindi di conseguenza vuol dire che Thrustmaster comunque l'ha studiato bene, anche se comunque si possono fare delle piccole modifiche. Per rimontare, tecnicamente basta fare il tutto al contrario. Già il tacco qui mi piace, anche questo. Quindi io rifisserei il tutto. Bene ragazzi, allora abbiamo smontato, ci ho messo un pochettino perché c'era una linguetta che non voleva assolutamente mollare. Non c'è nulla di particolare in questo T300, forse sarebbe bene fare una modifica alla ventola per dare maggior flusso di aria per raffreddare tutto il complesso del servo base. Il tendicinghia ha la tendenza con gli anni probabilmente a mollare un pochettino, quindi una strettina alla vite e abbassare appunto il tendicinghia, sarebbe interessante farlo. Ovviamente vi sconsiglio di farlo se non avete manualità e se non volete prendere i rischi di perdere la garanzia. Non rispondo assolutamente di nessun danno eventuale, io soltanto, diciamo, una mia curiosità personale che ho voluto condividere con voi. Quindi ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto, pollice in su, lasciatemi un commento qui sotto, ditemi cosa ne pensate, magari parlate delle vostre esperienze, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, tanto è gratuito, non esitate ad attivare la campanellina per essere notificati ogni qualvolta pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo prestissimo, da Fabrizio è tutto, ciao!